Mister, buonasera. Mi pare di aver capito che lei non vuole parlare dell'arbitro, giusto? Dell'episodio arbitrale. Non le chiedo anche. non vuole lei, non le chiedo nulla su questo. Le chiedo invece su quello che è successo dopo. Noi a memoria non ricordiamo una Roma che in 10 contro 11 sappia essere così dominante, così pericolosa, così spettacolare. È questo lo spirito che intendeva trasmettere alla squadra. E poi, visto che mancherà Fazio, le vorrei chiedere se pensa che Cetin, che ha provato stasera come difensore, sia pronto eventualmente a giocare titolare contro il Napoli. Grazie. La seconda domanda è che non abbiamo molte soluzioni in questo vediamo. Cetin è una opzione. Non abbiamo molte opzioni in questo momento. Circa della prima domanda, penso che è questo spirito di squadra che non vogliamo. Una squadra che anche come un giocatore ha giocato bene, ha creato situazioni di gol. Penso che con gran carattere, grande atteggiamento di tutti, è una vittoria importante per me. A me incuriosiva sapere che cosa ha detto tra il primo e il secondo tempo ai giocatori, perché insomma lei ha mantenuto un assetto molto offensivo con Pastore più 4 più le tre punte che sono rimaste in campo sostanzialmente. Quindi volevo sapere che tipo di partita si era immaginato all'intervallo tra il primo e il secondo tempo e che cosa ha chiesto ai calciatori. Se, soprattutto che era necessario mantenere l'equilibrio emozionale e che non dobbiamo solo difendere, che io credevo che con il tempo e con questo risultato possiamo avere più spazio per attaccare. E è un fatto che la squadra ha mantenuto lo equilibrio sempre emozionale, ha difendito molto bene e in contrappiede sempre molto, molto pericoloso. Buonasera. Vista da fuori, avendo riviste tutte, insomma, che la Roma possa essere la squadra che ha giocato contro la Sampdoria e quella che pochi giorni dopo ha giocato col Borussia, col Milan e questa sera, sembra impossibile. Lei che spiegazione si è dato? Forse la sua mancanza in panchina a Genova? È stato un momento importante per me, la partita con Sampdoria, per capire che non è così che possiamo vincere. E la squadra ha cambiato lo atteggiamento, lo carattere, e hanno capito che è importante correre, lottare in tutti i momenti. Penso che abbiamo cambiato soprattutto la mentalità. Buonasera mister, io invece le volevo chiedere, prima della partita giustamente ha detto non penso al Napoli ma penso all'Udinese, adesso la partita all'Udinese è finita, si può iniziare a pensare al Napoli, le chiedo con tutti questi problemi che ha avuto la Roma fino ad oggi, pensava, si immaginava di poter arrivare allo scontro diretto davanti al Napoli? Io ho detto sempre che io penso sempre in vincere. Io sono ottimista, positivo sempre in tutti i momenti. È vero che è importante questo gioco con Napoli, ma non è decisivo. Dobbiamo pensare che è importante lottare per tre punti. Solo questo, con questo atteggiamento. Per me questo è lo più importante. Che la squadra lutte, che la squadra possa sempre giocare con questo atteggiamento. C'è un'altra domanda? Grazie. Ciao.